Salve a tutti. In questo video vorrei affrontare una introduzione alla poesia di un poeta, forse il più famoso di tutta la letteratura neogreca, ma direi della letteratura, uno dei più famosi della letteratura europea, cioè Costantino Scalafis. Confesso di aver esitato un po' prima di scegliere questo argomento, perché ritengo Scalafis troppo famoso per dover essere presentato, tanto più in una collana di video che è destinata a far conoscere autori della letteratura neogreca forse meno noti. Ma insomma, Cavafis in una collana di questo tipo non può mancare. Ci saranno, fra l'altro, anche altri video di altri studiosi che parleranno di aspetti particolari della poesia di questo grande poeta. Naturalmente, in questa mezz'ora, tanto dovrebbe durare il nostro incontro, non posso trattare tutti i temi. La mia sarà quindi una introduzione. Confesso di aver un po' esitato anche perché la fama di Cavafis oscura quello di altri autori greci. Quando si parla di letteratura greca si parla di Cavafis. Tutti ti sanno citare questo nome e poi magari non conoscono nessun altro autore neogreco, nessun altro poeta, nessun altro prosatore. Però la colpa non è neanche di Cavafis se gli editori preferisco andare sul sicuro e pubblicare l'ennesima traduzione italiana delle poesie di Cavafis piuttosto che quelle di un altro autore. Se si va in una libreria ci sono tante traduzioni di Cavafis, in italiano ce ne saranno, non so, una decina, quantomeno integrali parlo, non solo parziali. Posso citare quella classica di Filippo Maria Pontani, posso citare quelle di Nicola Crocetti. In particolare Crocetti ha pubblicato, ha tradotto e pubblicato le poesie rifiutate e le poesie nascoste. Posso citare l'ultima, in ordine di tempo, traduzione di Andrea Di Gregorio per Garzanti. Ed è anche sintomatico che Cavafis sia l'unico poeta greco moderno ad essere inserito nella collana dei grandi classici della Garzanti. E non è colpa neanche di Cavafis se intorno a lui è nato un culto che va oltre quella che è stata la sua straordinaria capacità poetica. Alla fine ho deciso di parlare di Cavafis, appunto perché è giusto in una collana come questa parlare anche di lui, ma al tempo stesso anche perché intorno a Cavafis si è costruita una vulgata che, come spesso accade, si è declinata in una serie di stereotipi che non trovano poi un riscontro vero nella realtà. Uno di questi stereotipi è che Cavafis è il più grande poeta greco, il più grande poeta neogreco. Possiamo dire che è il più conosciuto, non che sia il più bravo. Oltretutto queste classifiche, francamente, lasciano il tempo che trovano. Cavafis è fra i maggiori poeti della poesia neogreca. Tra l'altro nasce ad Alessandria d'Egitto nel 1873 e muore nel 1933, quindi vive gran parte della sua vita nell'Ottocento. Cavafis non è il più bravo, Cavafis è il più importante. Anche recentemente, quello che è stato il suo più grande studioso, anche lui un bravo poeta, che si chiamava Yannis Dallas, recentemente scomparso, a marzo scorso, dice: Cavafis ha aperto una strada nella letteratura neogreca sulla quale ancora si incammina la poesia moderna. Cavafis non ha ripreso il metodo mitico di Eliot e di Pound, ma ha rinnovato il metodo storico. Non si serve del mito, che sarebbe una scelta facile per un poeta greco, ma anche una scelta molto pericolosa, perché ci è voluta l'abilità di un Seferis, o ancora di più l'audacia, unita a una straordinaria capacità poetica di Rizzos, per riscrivere i paradigmi del mito che il mondo antico ci ha consegnato. Più spesso si rischia di cadere nella banalità, nel precotto. Cavafis, invece, mette al centro delle sue poesie, escluse quelle d'amore, personaggi storici, prendendoli dalle pieghe degli autori antichi, personaggi non certamente famosi, personaggi che appartengono, vedremo, al periodo del tardo ellenismo, della dominazione romana, di Bisanzio.
Gheddafi si amava moltissimo Bisanzio, perché lo riteneva il vero collante della stirpe greca. C'è una bellissima poesia in chiesa che finisce con queste parole. Dice: quando entro in una chiesa, lo prende la suggestione, proprio quello che vede, che sente, e dice: questo mi ricorda, o endoxos mas bizantinismos, cioè il nostro glorioso passato bizantino. E Cavafis ci ha lasciato molte poesie storiche dedicate a personaggi di Bisanzio, molte delle quali poesie sono inedite, cioè non furono mai pubblicate vivo Cavafis. Sono state poi studiate e c'è anche una bella edizione curata da Bruna Lavagnini. Intorno a Cavafis, ho detto, si sviluppa un vero e proprio culto. Questo è dimostrato da tante cose, tra le quali pochi anni fa uscì uno studio a cura di Nassos Vagenas, che è un poeta e critico molto bravo greco, il quale raccolse 135 poesie moderne dedicate a Cavafis. Dedicate a Cavafis vuol dire che hanno Cavafis come protagonista, che hanno come protagonista la poesia di Cavafis, la sua poetica, o che sono scritte, come recita il sottotitolo, alla maniera di Cavafis. E fra questi 135 autori, molti dei quali famosi, posso citare Eugenio Montale, Alfonso Gatto, Mario Luzi, e fra gli stranieri Merrill, Oden, Brecht, Herbert, Brodsky, che ha dedicato anche dei saggi molto acuti a questo autore. Questo ha dato vita ad un vero e proprio culto di Cavafis. Perché? Certo, Cavafis cesella il suo verso con un orafo, certo, nella sua poesia c'è una straordinaria mistura di languore orientale e di galantismo occidentale. C'è una passione trattenuta da uno straordinario senso del classico. Le passioni non emergono mai con violenza, soprattutto nelle poesie storiche. La sua è una poesia che si libra fra il decadentismo estetizzante e volutoso di Guimard, di Baudelaire, e la tensione etica di Hegel. Nei suoi versi noi vediamo l'Alessandria cosmopolita della sua epoca, questo lembo di ellenismo periferico, crocevia naturalmente di una straordinaria tradizione greca, ma al tempo stesso anche di elementi orientali. E non a caso la poesia di Cavafis si fonda su due colonne, gli epigrammi alessandrini e le declamazioni dei sofistici, dei sofisti, declamazioni sofistiche. Ma all'interno di questa tradizione classica noi troviamo anche autori come Pessoa, come Rilke, come Machado, quindi un uomo che si sa aprire anche alla poesia più recente. Non dimentichiamo una cosa: Cavafis vive quasi isolato ad Alessandria, non solo perché, come ho detto, questa è una zona periferica del mondo greco, del mondo ellenico, ma anche perché Cavafis è un uomo che vive una vita molto appartata, una vita molto semplice, quasi da uomo senza qualità, per citare Musil, ma non nel senso peggiore del termine. È una specie di autodidatta, è un uomo molto curioso. Sappiamo dai suoi diari e dalle sue prose che amava seguire i vari dibattiti che si tenevano sul mondo greco, sulla lingua greca d'Alessandria. È un uomo che prendeva posizione su tantissime cose, e quindi un uomo curioso, ma che non ha degli studi, diciamo, regolari alle spalle. Anche quali sono i suoi autores non è facile da scoprire, perché lo studio della biblioteca di Cavafis non è così certo, ci sono molti punti oscuri ancora. È un uomo che crede fortemente nell'unità del mondo greco, che crede fortemente nell'unità della lingua greca. Non esistono tre momenti corrispondenti al greco classico, greco bizantino e greco moderno. È un uomo che matura le sue convinzioni e anche la sua idea di poesia, però al di fuori di quella che è la Grecia ufficiale, che a quell'epoca, ripeto, nel secondo 800, è ancora fortemente ancorata a una concezione neoclassica parnassiana della poesia, della metrica, del verso, ed è soprattutto una Grecia impegnata in una lotta violenta fra chi sostiene la necessità della katharevousa come forma di espressione che richiami la grandezza del passato,
e chi invece ritiene che sia necessario utilizzare la demotiki, la lingua che si è evoluta nel corso dei secoli, ma che rappresenta la forma più vera e più genuina del popolo greco. Ci furono degli scontri molto violenti, nei primi del Novecento ci furono scontri sanguinosi con dei morti, feriti, perché furono tradotti in demotico, oggi diremmo in neogreco, i Vangeli. E questo era avvenuto perché la regina Olga si era reso conto, andando a trovare i soldati sul fronte, che quelli che provenivano dagli stati più umili della popolazione non capivano i Vangeli. Eppure questo fu visto come un attentato alla cultura greca, un attentato alla stirpe greca, al genus greco. Il fatto che Olga fosse anche di origine russa certamente giocò un ruolo, veniva vista come l'agente dello straniero provocatrice. Di lì a poco ci furono altri incidenti, anche questi estremamente violenti, quando venne messa in scena in lingua demotica l'opera di Eschilo, l'Oreste di Eschilo. C'è quindi un elemento fortemente politico, fortemente nazionalistico, che peraltro segnerà la Grecia fino ai colonnelli, fino a quando la questione di Modifica Tarevos non sarà liquidata o si liquiderà per conto proprio dopo la caduta del regime nel 76, con l'abolizione dell'obbligatorietà della Katharevos nel mondo greco, nelle scuole, nella televisione, nella burocrazia. Ma Cavafis vive all'esterno queste cose, e questo è un grosso vantaggio, perché può maturare la sua idea di poesia fuori da qualsiasi visione sciovinista o conservatrice. La bellezza di Cavafis, ciò che sicuramente lo ha reso un grande autore, così importante, il fascino, sta, io credo, nell'amalgama perfetto che c'è nella sua poesia fra la passione e la ragione. E soprattutto dalla profondità con il quale Cavafis sonda l'animo umano, il suo nelle poesie erotiche, quello dei suoi protagonisti nelle poesie storiche. Cavafis capta e ausculta le passioni e le vibrazioni più profonde, i sentimenti. Al fondo della lirica di Cavafis sta la volontà, io credo, di vincere l'assedio dello sfacelo, che si manifesta sia nello sfacelo fisico dell'uomo che invecchia, ma anche nella storia, nella decadenza, nell'oblio. Ma c'è anche il tentativo di smascherare la meschinità, l'ipocrisia, le convenzioni. Cavafis non si pone mai come assolutore o come censore, non assolve e non condanna, non giudica le passioni, le descrive. E a questo proposito, Marguerite Yourcenar, che è una dei tanti intellettuali che si è occupata di Cavafis, ha osservato però che questa evidente estraneità, cioè questo suo astenersi da qualsiasi giudizio, non gli impedì di pensare allo scandalo che questo atteggiamento poteva suscitare, e che questo per lui, dice, fu un vero incubo. In effetti Cavafis è vittima egli stesso delle convenzioni. Sappiamo molto bene che la poesia di Cavafis è una poesia omerotica, anche se spesso sta attento a non palesare questo aspetto. Questo lo vedremo più avanti, vedremo anche come dal punto di vista linguistico riuscirà a fare questo. La sua poesia cerca di abbattere i muri, e Muri Tichi è una delle sue poesie più famose che gli sono stati costruiti intorno. Ma la vera colpa per Cavafis non è tanto cedere alla passione, fosse anche quella omerotica. La vera colpa è che presto si trasformerà in un tarlo che a poco corrode l'anima, e non approfittare dell'attimo e non godere le voluttà della vita. Perché questo errore provocherà un rimpianto, lascerà un senso di vuoto, la sensazione di non avere vissuto. E sotto questo aspetto c'è molto della languida poesia decadente, estetizzante, erotica dell'antologia palatina, del Quinto della Palatina. Ma c'è anche un altro grande poeta del mondo antico, Minerva, che vede nella vecchiaia un'età terribile per l'uomo, un'età di acciacchi, di dolori fisici, morali e soprattutto di bruttezza. Esemplare, ritornando a Cavafis, è in questo senso la poesia Un vecchio. Dentro un rumoroso caffè, piegato sul tavolino, siede un vecchio. Ha davanti un giornale, non ha compagnia, e nel disprezzo della squallida vecchiaia pensa a quanto poco abbia goduto i suoi anni, quando aveva forza, eloquio, bellezza.
sa di essere molto invecchiato, lo sente, lo vede, eppure gli sembra ieri quando era giovane. Che breve spazio, che breve spazio. Riflette quanto lo abbia ingannato la saggezza. Ma il medesimo concetto ritorna anche, e forse con una forza ancora maggiore, in una prosa intitolata Reggimento del Piacere. Questa prosa non fu pubblicata, rimase fra le poesie non pubblicate, le tante poesie. Attenzione, c'erano le non pubblicate che poi in realtà non erano semplicemente perché erano imperfette, altre che invece erano stato di abbozzo. E questo è sempre fra le non pubblicate. E in questa poesia c'è un invito che, in linea con il pensiero cavafiano, cela l'amara constatazione che tutto è presto destinato a fine. Dice questo testo: non parlate di colpa, non parlate di responsabilità. Quando passa il reggimento del piacere, con musiche e bandiere, quando fremono e tremano i sensi, è stolido, è empio chi ne resta lontano, chi non si slancia nella gloriosa impresa alla conquista dei godimenti, delle passioni. Tutte le leggi morali, mal concepite e mal applicate, sono nulla e non possono durare neppure un istante quando passa il reggimento del piacere con musiche e con bandiere. Non permettere ad alcuna oscura virtù di dissuaderti, non credere che qualche obbligo ti vincoli. Tuo dovere è arrenderti sempre ai desideri, che sono le creature perfette. Tuo dovere è arruolarti come un soldato leale, con cuore semplice, quando passa il reggimento del piacere, con musiche e bandiere. L'opera Omnia di Cavafis consta di 154 poesie, che sono pubblicate fra il 1911 e il 1933. A queste ne vanno aggiunte 85 inedite, datate fra il 1882 e il 1923, più 27 poesie rifiutate, apokirikmena in greco, composte fra il 1886 e il 1898. Le inedite sono spesso accompagnate da una nota in inglese, not for publication, but may remain here. La lingua di Cavafis, attenzione, la prima lingua è l'inglese, e talvolta si dice che Cavafis non conoscesse tanto bene il greco e per questo usa certe forme, alle volte anche sbagliate. Parlerò di questo. In realtà Cavafis usa la lingua che si parlava ad Alessandria alla sua epoca e non poteva essere la lingua di Atene, perché siamo alla periferia del mondo greco. Quindi certe forme considerate in Katharevousa, in realtà non erano Katharevousa, era la lingua che si parlava lì, che si parlava ad Alessandria. Questo, dicevo, è comunque la nota. E indizio da un lato che se opportunamente rifinite anche queste poesie che rimanevano nel cassetto avrebbero potuto essere pubblicate. Poi c'è un altro copioso materiale che è uscito negli anni dall'archivio Cavafis, ho citato prima le poesie incompiute bizantine pubblicate da Renata Lavagnini, se ne possono citare altre. Diciamo che anche qualche anno fa Dallas ha pubblicato una lettera inedita di Cavafis, il materiale è molto copioso. In realtà Cavafis però non pubblicò mai nulla, dire anche Cavafis pubblicò è una parola convenzionale. Si soggettano alcune poesie uscite su riviste o su Easy Plaquette, tutto il resto fu reso pubblico mediante foglio volante che lui stesso scriveva, che lui stesso poi rilegava e che rinviava ad amici e conoscenti. È una modalità certamente inusuale, ma che corrisponde a quello che è il suo stile di vita, umbratile, un po' nascosto. Cavafis amava circondarsi da pochi amici fedeli, che lo guardavano come una sorta di santone, che pendevano dalle sue labbra. E come la sua vita la spartisce con pochi amici, si potrebbe dire anche in uno spazio molto ristretto, un spazio proprio geografico molto ristretto, così anche la sua poesia. Non per vanità letteraria, per timore di stroncature, ma con la consapevolezza che il giudizio corretto può venire soltanto da persone che giudicano senza preconcetti. E quindi era meglio che la sua poesia circolasse soltanto fra pochi intimi, piuttosto che fra persone che avrebbero distorto quello che è il senso della sua poesia. Questo lo dice chiaramente in una bellissima poesia del 1913, intitolata Quanto più puoi. Anche se non puoi fare la tua vita come puoi, prova perlomeno a fare ciò con tutte le tue forze. Non svilirla nei continui contatti con la gente, in gesti e parole eccessive.
Non svilirla prendendola e portandola spesso in giro, esponendola alla quotidiana banalità delle relazioni e delle frequentazioni, sino a che diventi come un'estranea molesta. Una riservatezza aristocratica, questa che tuttavia non gli impedì di intrattenere rapporti, come dicevo, di sicura amicizia e di essere attorniato da giovani intellettuali che guardavano lui come un maestro e che lui riceveva spesso nella sua casa, eccentricamente arredata. Con candele per illuminare, con tappeti, in Rue Lepsius, dove appunto lui viveva. Peraltro viveva in una zona, dice, dove vicino, nel giro di pochi metri, c'erano la chiesa, l'ospedale e il bordello. E lui ci sono le tre cose fondamentali per la vita. L'ospedale perché lì nasci, la chiesa perché lì vai quando sei morto e il bordello perché vai per soddisfare i piaceri del corpo. Di questo suo mondo, noi abbiamo una bella testimonianza data da Giuseppe Ungaretti, che essendo anche lui di Alessandria d'Egitto, vedeva Cavafis. Naturalmente Ungaretti era più giovane di Cavafis. E scrive in questa prosa, Cavafis, di quanti anni mi devo ricordare di colpo per ritrovarne i tratti? Non ero ancora ventenne quando lo conobbi, pensiamo ai primi del Novecento. Ogni sera, al tavolo di una latteria di Boulevard di Ramblais, famosa per il suo yogurt, si sedeva insieme ai miei coetanei che redigevano la rivista Gramata. E non di rado, quando potevo, mi piaceva sedermi con loro. Cavafis appariva assorto e sentenzioso, compassato sebbene affabile. Ma non voleva lo considerassimo più di un compagno, sebbene ci fosse maggiore di età e dagli intenditori fosse salutato come poeta. A volte nella conversazione lasciava cadere un suo motto pungente e la nostra Alessandria, assonnata, allora in un lampo risplendeva lungo i millenni, come mai vidi più nulla risplendere. E c'è poi un'altra bella testimonianza di Foster. Si voltano e vedono un signore greco con una paglietta che sta del tutto immobile, con una lieve inclinazione verso l'infinito. Sì, è Cavafis che sta andando dalla casa all'ufficio o dall'ufficio alla casa. Nel primo caso scompare subito, tracciando un lieve gesto disperato. Altrimenti può convincersi ad articolare una frase infinita, complessa ma armonica, piena di parentesi che non si confondono mai e di riserve che realmente la preservano. Una frase che procede logicamente verso la fine prevista, ma una fine che è sempre più viva e affascinante del previsto. Talvolta la frase termina in mezzo alla strada, talora annega nel movimento e nella confusione dei passanti, talvolta ancora prosegue fin dentro casa. Questa frase riguarda le astuzie dell'imperatore Alessio Comneno, o il 1906, o il prezzo e le potenzialità del commercio dell'olio, la sorte degli amici comuni, i romanzi di Giosedo, eccetera, eccetera. Il tutto espresso con la stessa disinvoltura in greco, in inglese o in francese. La lieve inclinazione di cui parla Foster verso l'infinito è quella che Cavafis mostra anche nelle sue poesie, sempre attente a bilanciare i toni, a evitare gli eccessi, anche gli eccessi emotivi, a suggerire l'emozione anziché a rivelarla, a nasconderla nelle pieghe del testo, in una frase, in una parola apparentemente anodina. L'uomo che con la sua opera rese ecumenica la poesia greca del Novecento visse una vita senza sussulti. Anche le stravaganze rientravano in una raffinata eccentricità estetica, un po' demodé, nelle lampade a petrolio, nei candelabri o nei tappeti che, come detto prima, arredavano la sua casa. La sua biblioteca, anche se un censimento completo non è stato ancora fatto, presentava una scelta non enorme ma variegata. Tant'è vero che Aldo Senar disse: è una libreria che rivela un letterato più che un erudito. Fra i libri che sicuramente hanno avuto un'importanza anche nelle sue poesie storiche, noi troviamo una scelta antologica della Antologia Palatina, traduzioni omeriche, traduzioni di Teocrito, dei bucolici, Totaxisimus, cioè Il mio viaggio di Psicaris, un'opera molto importante nella cultura greca moderna, e poi ancora i romanzi inglesi, Defoe, Austen, Scott, e poi francesi, Hugo, Gautier, Balzac, Stendhal, Flaubert, Zola. E fra le altre la storia della stirpe greca di Paparigopoulos e la storia dell'ascesa e il declino dell'impero, del declino, scusate, la storia del declino e della decadenza dell'impero romano di Gippo.
dalla quale lui prenderà spunto per varie epoche storiche, entrando soprattutto per quelle bizantine in aperta polemica, anche se non lo dice mai apertamente, ma è chiaro che è in aperta polemica con la visione negativa di Bisanzio che dava il Gibbon. Una vita che lui trascorre tra piacevoli conversazioni, la routine della sua vita d'ufficio, ho detto lavorava ai lavori pubblici, e dalla quale cercò di evadere con la poesia fino a quando non morì il 29 aprile del 33. Un poeta greco molto bravo, Michalis Ganas, ha detto: Cavafis non ha scritto una poesia, ha scritto una lunga poesia in 154 unità. Stavo per dire canti, e non è errato, perché il suo è un poema epico. Ora, questa affermazione sembra smentire quella divisione che risale allo stesso Cavafis della sua poesia in tre grosse tematiche. Le poesie erotiche, che sono quelle più note, più famose, che lo hanno anche reso più celebre e che ancora oggi vendono di più. Le poesie storiche, che a mio avviso sono le più belle perché sono le più difficili. È facile, cioè, forse non facile, ma insomma, scrivere una poesia d'amore può anche essere facile. Scrivere una poesia storica che abbia come tema una moneta piuttosto che un'epigrafe o un oscuro personaggio dell'amministrazione romana nell'epoca tardo-antica è un pochino più complicato. E poi il terzo filone, la terza grande tematica, sono le poesie filosofiche. Ma si tratta di una contraddizione solo apparente, cioè fra quello che dice Ganas e quello che invece dice Cavafis. Perché è vero che pur nella diversità dei temi, di fondo le 154 poesie cavafiane sono legate da sottili fili che in realtà raccontano la storia di un'anima. Quella di Cavafis può anche essere definito un po' il romanzo delle umane debolezze e delle cupidigie. Come dice Politis, che è stato uno dei maggiori studiosi di letteratura neogreca, non v'è dubbio che le poesie storiche esprimano lo stesso mondo delle altre. Il didatticismo, se così lo volemmo chiamare, o la sua filosofia, o l'edonismo, li troviamo invariati anche nelle poesie storiche. Costituiscono anch'essi un modo di esprimersi. Che si tratti dunque di poesie storiche o d'amore, al centro sta sempre un'anima tormentata, tesa nello sforzo estremo di vincere il proprio status, di ingannare, di autoingannarsi, di ingannare il proprio io, di sconfiggere l'assedio dell'oblio. E in filigrana traspare sempre l'uomo con le sue azioni e la sua debolezza. Traspare sempre lo slancio violento dell'uomo verso la bellezza, verso l'arte, verso l'amore, anche non è più possibile vivere quella bellezza come un tempo. Il secondo e maggiore fosse punto di contatto fra i tre microcosmi, cioè quello erotico, storico e filosofico, è costituito dalla fonte di ispirazione. Tutte le poesie di Cavafis nascono, io credo, dall'attrito della memoria sulla realtà, dall'impatto violento del passato sul presente. Questo scontro abolisce le barriere temporali e fa scoccare la scintilla del ricordo, dell'emozione, dell'ironia talvolta, un'ironia che è anche autodifesa, dalla quale poi nasce a sua volta la poesia. Caratteristica formale di tutte queste poesie è anche la ricerca di un tono uniforme, una *medietas* che rifugga i toni estremi, il tragico, il comico, e che si sostanzia invece di toni ora amari, ora ironici, ora elegiaci. È proprio la ricerca di uno stile medio e all'origine di alcune poesie rifiutate, che Cavafis non pubblicò perché non riusciva a trovare questo stile, perché la bilancia linguistica pencolava in un senso o nell'altro. Le poesie d'amore rappresentano certamente la parte più semplice, quello che l'ha reso famoso, quello che l'ha reso, per usare un termine oggi molto diffuso, un'icona. 60 testi, sono poco meno della metà del canone. Quindi diciamo che la poesia di Cavafis non è una poesia sostanzialmente d'amore. L'amore è uno dei temi. D'altra parte anche Catullo è noto per le poesie per lesbia, ma in realtà la maggior parte delle poesie di Catullo non sono dedicate a lesbia. Quest'amore è vissuto nella pienezza fisica e spirituale. Vi ho detto che c'è molto della poesia ellenistica, ma c'è anche molto della poesia di Minerva. Per Cavafis l'amore è indissolubilmente legato alla bellezza, è un sentimento estetico. Anzi, la scintilla prima dell'amore è la bellezza.
Per questo si può parlare di un'estetica dell'erotismo, in linea con il decadentismo europeo, ma anche con la tradizione erotico-estetizzante che noi troviamo, per esempio, nella poesia di Meleagro, nella poesia cioè degli erotici ellenistici e tardoantichi. Direi che si adatta perfettamente a Cavafis quella definizione che Montale diede di un bravo poeta italiano, Camillo Sbarbaro. Che definì, Montale definì storico di cupidigie e di brividi. E anche in Cavafis abbiamo queste due cose: l'attrazione verso la parte voluttuosa, peccaminosa, illecita dell'eros, che è anche un modo per combattere le convenzioni. Una forza alla quale l'uomo non può resistere, perché l'uomo è predestinato a godere la bellezza e i sentimenti e le sensazioni più profonde. Una delle sue poesie più famose dice: giuro ogni tanto di ricominciare una vita migliore, ma quando è giunta la notte con i suoi consigli, con i suoi compromessi, le sue lusinghe, ma quando è giunta la notte con la sua forza, con la forza del corpo che anela e chiede alla stessa gioia fatale, smarrito, ritorno. L'erotismo cavafiano si consuma in ambienti disadorni, un po' squallidi, la stanza di un bordello di terza categoria in un vicolo buio, arredata con pochi semplici oggetti che sono uno specchio, un letto, due sedie su cui posare gli indumenti, oppure il locale di una rettola che spesso è sotto il bordello. Questa è peraltro una cosa reale. Costituiscono un ambiente che è reale, del resto la casa di Cavafio, ripeto, è molto vicina a un bordello, ma costituiscono, vedremo anche, una sorta di scenografia esistenziale, simbolica. Sarà stata mezzanotte. Questa è la poesia che si chiama, si intitola Rimani. Mezzanotte e mezza, in un angolo della bettola, dietro al separé di legno. Eccetto noi due, il locale era completamente vuoto. Una lampada a petrolio lo rischiarava appena. Oppure poesia in candelabro. Nella piccola stanza vuota, quattro muri in tutto, foderati di una stoffa verde, arde un bel candelabro. O ancora, una notte. La camera era povera, squallida, nascosto sopra la losca taverna. Dalla finestra si vedeva il vicolo, sporco e stretto. Da sotto giungevano le grida di alcuni operai che giocavano a carte e facevano baldoria. Come detto, l'ambientazione non è semplicemente scenografica. È la metafora dell'irresistibile fascino dell'amore illecito, del proibito, di qualcosa che è squallido secondo le convenzioni. Ma rappresenta sempre in termini metaforici anche il vuoto esistenziale, la noia dei protagonisti, un vuoto che si sforzano di colmare finché sono in tempo con il piacere. Nel noioso paese in cui lavora commesso in un emporio, giovanissimo, e dove attende ancora che passino 2 o 3 mesi, ancora 2 o 3 mesi perché diminuisca il lavoro e possa così andare in città, gettarsi nel movimento, divertirsi senza remore. Nel noioso paese in cui attende, stasera si è accasciato sul letto con gli spasmi d'amore. Tutta la sua gioventù arde di brama carnale, di una bella tensione, tutta la sua bella gioventù. E nel sonno giunse la volontà. Nel sonno vede e ha forma la carne che voleva. I protagonisti di questi incontri appartengono proprio al demimonde alessandrino. Alle volte sono giovani in fiore, incontrate sulle scale di qualche bordello, al tavolo di qualche taverna equivoca. Tutti strappati alla loro solitudine e alla monotonia della propria vita. Ma tutti questi protagonisti restano anonimi. Sono ignoti viaggiatori di un'avventura erotica ideale, fuori dal tempo e dalla realtà. E come ha detto un'altra poetessa del Novecento, una poetessa di questi tempi, Jenny Mastorati, si rivestono dell'ideale anonimato che conviene agli eroi di passioni fatali. Tutto ciò rappresenta da un lato, certo, molto importante, importante la poesia di Cavafis, ma non l'unico. In Cavafis, infatti, e questo è un elemento molto importante, io credo l'esperienza erotica si identifica anche con quella creativa. Eros e poesis diventano così i due momenti successivi, ma strettamente connessi tra loro di una medesima violenta passione che sconvolge. Contemplai così a lungo, comprensione, il loro principio, nei loro letti mi sono coricato giacque. Quando si destano, portai nell'arte, sono poesie in cui erotismo e creazione poetica si intrecciano indissolubilmente, stimolando i sensi, richiamandosi a vicenda.
in modo che l'esperienza erotica viene sublimata nell'arte, l'arte nel suo esto creativo e l'arte diventa il surrogato dell'esperienza erotica. Ecco alcuni brevi esempi tratti dalle poesie delle quali ho appena citato i titoli. Contemplai così a lungo la bellezza che il mio sguardo ne ricolmo, linee del corpo, labbra vermiglie, membra voluttuose, capelli che paiono presi da statue greche, belli, scarmigliati come sono, e ricadono un poco sulle candide fronti, volti d'amore, come voleva la mia poesia. E ancora, nella vita dissoluta della mia gioventù prendevano forma i desideri della mia poesia, si delineavano i territori della mia poesia. La poesia aiuta a trattenere la sensualità, l'emozione, a renderle durature, un argine contro lo scorrere del tempo e l'oblio al quale tutti siamo condannati. Nella poesia, quando si destano, dice, tenta di serbarle, poeta, per quanto poche siano quelle che si arrestano, le tue visioni erotiche. Metti le segne occulte nei tuoi versi, tenta di trattenerle, o poeta, quando si destano nella tua mente di notte e nel bagliore meridiano. Grazie alla poesia è dunque possibile trattenere schegge di ricordi, di emozioni, così da farle rivivere a distanza, avvertendo ancora i fremiti e i palpiti di allora. Nella poesia, Passaggio dice: quelle timide fantasie di scolaro gli sono chiare, rivelatesi davanti a lui, e trascorre le notti per le strade a lasciarsi sedurre, e come è giusto per la nostra arte, il suo sangue giovane e caldo se lo gode la voluttà. Un'illecita ebbrezza d'amore vince il suo corpo, e le giovani membra le si concedono, e così un semplice ragazzo diventa degno di essere guardato e anch'egli passa attraverso il sublime mondo della poesia, il ragazzo sensuale dal sangue giovane caldo. E sempre la poesia, distillando l'ideale estetico, può sublimare con gli amori che la morale comune definisce osceni, sottrarli cioè all'ipocrita riprovazione della società e proiettarli in una dimensione estetica, sensuale. Nella poesia, intitolata così, leggiamo, in questa fotoscena, venduta per la strada di nascosto, che non la vede il poliziotto, in questa foto pornografica, come avrà fatto a trovarsi un volto simile di sogno? Come ti sarai trovato? Chissà che vita volgare abietta che fai, che ambiente degradato sarà stato quando posasti per quella foto, che anima svilita sarà stata la tua. Ma nonostante tutto, ancora di più, tu resti per me il volto di sogno, la figura plasmata per il piacere greco, al quale si concede, così per me resti e ti raccontano i miei versi. È quindi naturale in questo senso che la memoria rappresenta un elemento fondamentale dell'erotismo cavafiano, il presupposto irrinunciabile per trattenere e per ridestare il passato. Come ha scritto ancora Lamastoraki, ogni poesia diventa un'avventura il cui sentimento dominante è una brama quasi orientale, una nostalgia del presente che ormai è assente. Nella lotta ingaggiata contro la corruzione, questa corruzione che porta alla bruttezza fisica, che gli vede insegnare tutto ciò che appartiene al mondo umano, in questa lotta impari, quindi la memoria ha un ruolo fondamentale, perché è l'unica arma per frenare la corsa verso il nulla. È l'unica arma che serve per risuscitare a distanza di anni i fremiti. Sull'asse memoria e voluttà si muovono non a caso le più belle poesie erotiche di Cavafis. In una di queste, intitolata Piacere, leggiamo: gioia e profumo della mia vita, e ricordo delle ore in cui trovai e trattenni il piacere come volevo. Gioia e profumo della mia vita, per me che aborrivo ogni routine nei piaceri d'amore. La memoria è chiamata a serbare i contorni di un volto al quale gli anni avranno sferito la bellezza di un tempo, e quindi l'unico modo per conservare quella bellezza che il tempo fa deperire. Guardando un opale mezzo grigio, la poesia si intitola Grigi. Rammentai due begli occhi grigi che vidi una ventina di anni fa. Ci amammo per un mese, poi se ne andò a Smirne, credo, a lavorare, e non ci siamo più rivisti. Si saranno imbruttiti se ancora è vivo con gli occhi grigi. Sarà sfiorito col bel volto. Memoria mia, serbali tu, e memoria, ciò che puoi del mio amore, ciò che puoi, restituiscimelo stasera. Altre volte, invece, il poeta si rivolge alla memoria per rivivere l'intensità erotica dei momenti trascorsi. Il caso della poesia Epestrefe, ho detto prima, ritorna. Torna sovente a prendermi, sensazione amata. Torna a prendermi, quando si desta la memoria del corpo e l'antico anelito ripercorre il sangue, quando le labbra e la pelle ricordano e le mani risentono il fremito del tocco. Ritorna sovente a prendermi di notte,
quando le labbra e la pelle ricordano. Ora, l'altro filone, non vorrei già portato via troppo tempo, l'altro filone della miniera cavafiana è costituito dalle poesie storiche, le storiche. Certamente sono meno emozionanti di quelle erotiche, forse piacciono meno, certamente sono quelli che fanno vendere meno. Non a caso se o Cavafi lo si pubblica tutto, le 154 poesie, o si fa una scelta delle poesie d'amore. Però è certamente originale, e la parte più originale è per la sistematicità con la quale il poeta avvicina personaggi ed epoche storiche, personaggi storici ed epoche, attualmente condensandoli in dei piccoli cammei poetici che hanno la brevità, l'arguzia, il nitore espressivo della migliore tradizione epigrammatica ellenistica e tardoantica. E l'aspetto tecnico è sicuramente il primo che si ammira in queste poesie, le quali richiedono al lettore una partecipazione non solo emotiva, ma intellettuale, perché talvolta dentro questo testo c'è un'allusione, una citazione colta, una nota erotica, una nota, scusatemi, ironica, che va ricercata con molta attenzione. In queste poesie la macrostoria si intreccia con la microstoria. A Cavafis non importa scrivere una poesia encomiastica e neppure ripercorrere le tappe gloriose di una vicenda politica e culturale millenaria. Quello che interessa a Cavafis è mettere in luce il carattere del personaggio attraverso una parola, un gesto, o ricostruire un'epoca attraverso un oggetto. E questo atteggiamento spiega alcune caratteristiche di fondo dell'historicale. In primo luogo, l'ambientazione cronologica. Tutte le poesie riguardano l'epoca ellenistico-romana e bizantina. Questo perché è l'epoca della decadenza. E a Cavafis interessano soprattutto questi momenti, i momenti della decadenza. Una seconda caratteristica è costituita dalla scelta dei personaggi. Uomini e donne rimasti per lo più ai margini della società, che la storia sono stati costretti a subire. Sono sovrani ellenistici al tramonto, marionette nelle mani dei romani, imperatori della tarda antichità, destinati ad essere sconfitti dal nuovo, dal cristianesimo. Emblematica in questo senso è la serie di poesie dedicate all'imperatore Giuliano l'Apostata, per esempio Giuliana Nicomedia, Giuliano gli Antiocheni, oppure Non hai compreso, perché il tentativo giulianeo di restituire, di ridare vita ai culti pagani, attirandosi grandi ostilità, non lascia indifferente un poeta come Cavafis, che nella restaurazione di questi culti vede una matrice culturale alla quale era molto sensibile. Cavafis attinge le sue informazioni da fonti molto diverse, non sempre è facile recuperarle, perché ho detto che non è facile ricostruire la biblioteca di Cavafis. Sicuramente c'è Plutarco, sicuramente c'è il Gibbon. Ma che cosa prende da queste sue informazioni? Prende un gesto, un oggetto, una affermazione. Questo lo vediamo molto bene in tutte le poesie e soprattutto lo vediamo nelle poesie bizantine, dove emerge un dato caratteristico fondamentale di questa poesia, l'ironia. Cavafis, cioè, spesso ci presenta un personaggio storico e al tempo stesso lo commenta, dimostrando come quello che ha detto, quello che ha fatto, in realtà è un autoinganno. Un esempio è, cito solo questo, perché appunto non vorrei prendere troppo tempo, ne ho preso già tanto, nel prologo della sua Lessiade, questa poesia è dedicata ad Anna Comnena, la coltissima figlia dell'imperatore Alessio Comneno, che fa di tutto per diventare imperatrice alla morte di suo padre. Ma suo padre Alessio ha già designato come successore Giovanni, cosa che lei non gli perdonerà mai, non tanto al padre, nel quale farà uno splendido ritratto nella Lessiade, ma al fratello Giovanni, e all'inizio cerca anche di sottrargli questo regno. Nel prologo della sua Lessiade, Anna piange a lutto per la sua vedovanza. Il suo animo è sconvolto e con fiumi di lacrime dice bagno gli occhi, ahi onde della mia vita, ahi sconvolgimenti. Queste sono citazioni dalla Lessiade che vengono incastonate nel testo. Il dolore arde fino alle ossa, al midollo, e strazia l'anima. Ma la verità sembra essere che un solo dolore esiziale ha conosciuto quella donna ambiziosa. Ebbe un solo profondo tormento,
benché non lo confessi, con la greca Altera, che non riuscì con tutta la sua abilità a conquistare il regno, ma glielo sfilò quasi dalle mani quello spudorato di Giovanni. Ecco, la poesia alterna le parole della protagonista, citazioni tratte dalla Lessiade. Spesso Cavafis inserisce citazioni letterali che trova nelle sue fonti, insieme ai commenti del narratore onnisciente, il Cavafis stesso. Ne emerge un contrasto che non è solo lessicale. Noi abbiamo questa lingua colta, Tucididea di Anna Comnena e la lingua moderna di Cavafis, ma ancora più profondo è questo contrasto e tocca la veridicità stessa dell'affermazione della protagonista. Insomma, Anna piange perché è rimasta vedova, è morto il marito che lei avrebbe voluto far ascendere al soglio imperiale. In realtà, dice Cavafis, quella donna ambiziosa piange perché gli è stato portato via il regno. Quindi, per concludere, erotiche storiche o filosofiche, il terzo grande filone è un filone di riflessione sulla vita, sull'esistenza, sono gli stessi temi che ne troviamo sostanzialmente nelle prime due, nei primi due filoni. La poesia cavafiana ci presenta comunque un pensiero compatto, una lirica poetico-esistenziale che si sviluppa in modo coerente, senza cedimenti o senza ripensamenti. E quindi davvero un romanzo in 154 poesie. Al centro sta sempre una riflessione disincantata, a volte cinica, della vita umana, delle sue debolezze e delle sue miserie. Tutta la poesia di Cavafis, insomma, è un'inesauribile ricerca di come non cedere alla disperazione. È una presa di coscienza della fragilità dell'uomo e delle sue ipocrisie, alle volte inconfessabili. Ma questa presa d'atto, anziché condurre al nichilismo, alla disperazione, si risolve in uno slancio che si prende gioco delle paure stesse. Al fondo della sua poesia sta la lotta eterna tra la volontà dell'uomo di essere padrone della sua vita, anche sfidando le convenzioni della società, e le avversità che glielo impediscono. La vittoria in questa sfida dipende dalla capacità di ciascuno di noi di pronunciare il grande no, a dispetto di tutti e di tutti. E difatti, una delle poesie più famose, più recitate e più lette di Cavafis è Termopili, dedicata a tutti coloro che combattono una battaglia nella quale credono ciecamente, ma che sanno sarà perduta inesorabilmente. Io vi ringrazio e vi auguro buona giornata.